siamo esattamente alla scuola materna, siamo con la coordinatrice, la signora Emanuela Resmini, e abbiamo anche il sindaco Diego Giusti. Lei come coordinatrice esattamente cosa fa in questa struttura? Allora, io coordino le insegnanti, che sono due e sono presenti su diversi turni nella giornata, e coordinare vuol dire supportarle nei dubbi che hanno durante il giorno, e poi programmiamo soprattutto insieme tutta l'attività educativa che svolgiamo qui ogni giorno, cercando di porre attenzione su alcuni punti fondamentali per noi, che sono l'attenzione alla natura. Questa scuola è in un ambiente particolare, in mezzo praticamente ad un bosco, e noi sfruttiamo tantissimo questo aspetto di conoscenza della natura, di esperienza all'esterno, sia appunto nello spazio che abbiamo, che anche proprio in bore, quindi i bambini girano, visitano gli esercizi commerciali, fanno delle esperienze dirette. Da quanto tempo è aperta questa scuola? Allora, questa versione sperimentale è da quest'anno, quindi nell'anno scolastico che stiamo terminando adesso. In realtà questo tipo di spazio educativo era già presente a Bore negli anni scorsi. Quest'anno le abbiamo dato una connotazione più sperimentale, con il nome appunto di Bore mi fa, e quindi è il primo anno. Quindi i bambini sono tanti, sono pochi, perché un paesino come Bore sicuramente i bambini non sono tantissimi. Esatto, sì, sono pochi, siamo appena partiti, è uno spazio educativo che è aperto dai 2 ai 6 anni, però ecco, è molto interessante il fatto che è completamente gratuito. Abbiamo la mensa interna, quindi questo è un vantaggio, soprattutto per i bambini che hanno un'età fra i 2 e 3 anni, che sono un'età dove andrebbero al nido sostanzialmente, quindi a pagamento, qui in realtà è gratuito, quindi questa è una cosa molto interessante. Direi proprio di sì, e con questo chiedo al sindaco Diego Giusti, il comune allora collabora veramente per questo progetto? Sì, il comune di Bore da un paio d'anni si è già fatto carico, dopo che era stata chiusa la sezione dell'Istituto Valceno, della Scuola dell'Infanzia e poi della Scuola Elementare nel 2019, di sopperire, diciamo, a questa mancanza da parte dello Stato centrale. E lo fa in che modo? Per anni abbiamo utilizzato risorse del bilancio comunale. Già da 2 anni, quest'anno in particolare, siamo riusciti ad avere dei fondi dalla strategia interne, dei fondi dallo Stato centrale per quanto riguarda il nido, in quanto qui, appunto, come diceva prima Emanuela, abbiamo anche bimbi che sono in età da nido, quindi anche queste risorse possono essere utilizzate, e quindi quest'anno siamo riusciti a non mettere risorse comunali. La risorsa comunale che noi mettiamo tutti i giorni chiaramente è l'ambiente, è la cura degli spazi interni ed esterni, e anche il personale mensa, che è una nostra dipendente. Quindi, come dire, un piccolo comune che si deve far carico anche di un servizio come quello dell'istruzione e come quello appunto di sostegno, vicinanza alle famiglie che hanno deciso o decidono di vivere qui, perché appunto riteniamo che sia fondamentale e soprattutto una cosa essenziale garantire alle famiglie che hanno bimbi piccoli di poter portare i loro figli in un luogo sicuro, dove possono avere chiaramente anche un'educazione e soprattutto anche che gli permetta di lavorare. Benissimo, anche perché siamo, come ho detto prima, in un paesino di montagna e le distanze per le scuole sono molte, perché c'è la scuola a Varsi e Varano. Sì, sì, c'è anche Pellegrino e Bardi, però spostare dei bambini piccoli la vedevamo come una cosa insostenibile. Già con le elementari partono alle 7 del mattino, perché i nostri studenti vanno tutti sul plesso di Varano, e comunque già vediamo che un viaggio di questo tipo è un disagio, quindi figuriamoci ancora di più per dei bambini. Chiaro è che essendo pochi, però non vogliamo
far sentire questi bambini, come dire, soli o chiusi in questa piccola realtà, ma abbiamo attivato già da quest'anno, poi magari Emanuela spiegherà in dettaglio, un modello anche di scuola diffusa, quindi anche di progetto con l'Istituto Valceno, quindi una volta a settimana andiamo a Pellegrino Parmense, alla scuola dell'infanzia, in un'altra scuola comunque in sofferenza, dove facciamo delle attività insieme. Mi spiega appunto questo progetto che avete intrapreso già quest'anno? Sì, allora la parte sperimentale sta nel fatto che l'idea è quella di realizzare una scuola diffusa. In realtà l'idea ci è un po' venuta dai bed and breakfast degli hotel che hanno lo stesso sistema. Quindi, dato che abbiamo pochi bambini, un modo per fare scuola è quello di fare scuola in tanti posti. Per cui i bambini si spostano, per esempio appunto a Pellegrino una volta a settimana per fare un'attività di educazione motoria con altri bambini della scuola dell'infanzia e quindi diventano a quel punto di più. Abbiamo fatto la festa di Natale con il gruppo qui di Bore, dei bambini un po' più grandi, li abbiamo messi tutti insieme, quindi creando un gruppo un po' più consistente per fare appunto la festa e la recita di Natale. E poi adesso che appunto arriva il bel tempo abbiamo altri contatti con degli asili nido a Lugagnano e altri contatti per poterci spostare e fare esperienze con altri bambini in altre realtà, quindi la scuola si sposta in altre realtà. E questi sono progetti veramente belli. E il trasporto è sempre a carico del comune? Sì, il trasporto a carico nostro, anche quello è gratuito, chiaramente. Genitori dei bambini che frequentano questa scuola, come l'hanno preso questo progetto di spostare i bambini? Sì, allora loro sono sicuramente entusiasti, ecco, perché comunque è una delle criticità che è sempre emersa è il fatto che fossero pochi bambini, quindi magari diciamo, poche possibilità di conoscere altri bambini, di socializzare, essendo pochi, se ce ne sono assenti un paio, insomma, si sente, ecco, quindi il fatto di poterli far vivere esperienze diverse con altri bambini per loro è molto importante. E poi comunque è tutto in visione, ecco, di un passaggio alla primaria. Quindi ovviamente iniziano a frequentare un clima di scuola diverso con più bambini, perché poi comunque alla primaria è quello che vivranno. Quello sicuramente. Possiamo dire gli orari di apertura e di chiusura di questa scuola? Sì, allora il Bore mi fa è aperto dalle 8:30 del mattino fino alle 16:30 tutti i giorni. C'è la possibilità, quando siamo partiti, c'era anche la possibilità di essere aperti diciamo, dalle 7:30 fino alle 17:30, perché chiaramente ci sono genitori che magari lavorando hanno bisogno di più tempo per spostarsi e quindi abbiamo anche questa possibilità. Attualmente non è attiva, ma solo perché i genitori in questo momento non hanno bisogno, però abbiamo anche questa possibilità che comunque è interessante. Mi può dire però anche il nome di queste maestre, perché dobbiamo nominare anche Sì, loro? è giusto. Allora, Roberta e Cecilia, che appunto hanno creduto insomma, in questo progetto, perché comunque siamo partiti veramente da niente, dall'idea, e quindi ci stanno veramente mettendo moltissimo impegno e hanno ottenuto ottimi risultati. Siamo molto contenti. Sì. Progetti per il futuro, per questa scuola materna? Ma allora, io chiaramente come amministrazione noi siamo disponibili a supportare. Quello che va detto è che anche oggi, per ampliare l'offerta e anche per creare un senso di comunità, mi pare un sabato al mese, se non erro, venga organizzato un Bore Mi Fa Lab, che in sostanza è un laboratorio dove vengono svolte delle attività. Questo permette anche ai cittadini, alle famiglie, ai turisti, oppure a cittadini che hanno origini a Bore, quindi che hanno seconde case, di poter portare qui i loro figli e quindi di creare anche senso di comunità, di appartenenza e di conoscere anche le nuove generazioni di piccoli boresi che qui abbiamo. Quindi comunque c'è anche un incontro e questa è una cosa fondamentale. Poi vabbè, ora credo che appunto come Bore Mi Fa stiano lavorando e anche come amministrazione stiamo lavorando per organizzare il centro estivo. Dovremo uscire a breve con la locandina e con il programma dell'estate, che chiaramente sarà un centro estivo che ospiterà non solo ragazzi della scuola elementare e media, ma anche appunto bimbi dell'età del Bore Mi Fa.
Quindi comunque siamo molto attenti e continuiamo a mantenere la nostra attenzione anche sui servizi scolastici. Noi allora programmiamo ogni settimana, giorno per giorno, cerchiamo dei temi generali da sviluppare nella settimana con molte iniziative. Per esempio, una che abbiamo concluso appunto la settimana scorsa è quella sulla gentilezza. I bambini, vabbè, stanno scoprendo il colore viola, quindi hanno dipinto dei supporti in legno di viola e hanno scritto delle frasi gentili da regalare alle persone di Bore. Quindi il giorno del mercato sono usciti con questo regalo per le persone di Bore con dei messaggi di gentilezza da passare a tutti, per esempio. Questo è un appello che si fa ai boresi, anche non boresi, perché d'estate qui arrivano anche turisti, che qui c'è un punto dove i bambini sono al sicuro e si divertono. Sì, esatto, appunto, intanto vi ringraziamo per essere qui e per averci dato questa disponibilità. Appunto, l'invito che oggi da qui parte è quello chiaramente, poi come diceva prima Emanuela, di cercare di attirare, di iscrivere il maggior numero anche di bimbi, non solo di Bore, ma anche magari se c'è qualche comune limitrofo con noi confinante che magari non garantisce già un servizio quando hanno 2 anni praticamente, oppure persone che passano per Bore magari per andare a lavorare, questo può essere un punto in cui lasciare il proprio bambino in sicurezza. Inoltre il fatto di avere una mensa interna e quindi anche un'alimentazione sana, sicura e seguita, e poi appunto è un modo di fare scuola diverso, che si ispira anche ai metodi sperimentali, ai metodi naturali, ossia quello di appunto entrare in contatto con gli elementi della natura, ma anche proprio con gli elementi tattili, un po' come una piccola scuola montessoriana, però allo stesso tempo anche un tipo di scuola diffusa. Penso che sia una perla e anche una peculiarità forse dell'intera provincia. Grazie, grazie anche a lei per il lavoro prezioso, diciamo, che fa per questa comunità di Bore. Grazie, Grazie. grazie. Qui sogno un mondo insieme a te, solo pieno di